Buongiorno, guerrieri miei, siamo tornati per fare un altro Fluid Challenge, proprio per capire come aprire questo corpo, come invitare il corpo al movimento. Allora, inspiriamo su, espiri giù. Ok, inspiri con il naso, espiri con il naso, inspiro. Inspiro. E mentre inspiro provo di tirare dentro l'addome, ok? Inspiro, trattengo l'addome senza spostare però l'asse del corpo, non è qui, o qui è proprio centrale. Espiro giù, ancora uno, inspiro su, rimango frontale, prendo la mano sinistra e la porto sopra, spostando il corpo, così facciamo un C. E torno su, cambio braccio, porto, allungo, sento l'allungamento sul lato destro del corpo, che tu vedi sinistra, no, destra del corpo, giusto? E torno su, ancora due volte. Qui, su, allungo, inspiro, piego, guardo sotto l'ascella, torsione su, vado giù. Scendo, C, guardo sopra e torno su. Apro le braccia. Divarichiamo perché oggi voglio andare a lavorare un po' sui movimenti basiche che è Warrior 2, Warrior 3, andando a destra e sinistra. Apriamo la gamba sinistra, ok? E i piedi sono esattamente perpendicolari, cioè il tallone, l'arco, perfettamente allineati e comincio a appoggiare proprio peso su entrambe le gambe, su e scendo su questa gamba semplicemente per riscaldare. E l'altra cosa, le braccia sono all'altezza delle spalle. Scendo e salgo e scendo e salgo. Ancora 4, ancora 3, ancora 2, ancora 1. Rimango e lo tratteniamo. Addominali tesi, spalle rilassate. Collo lungo, guardo sopra il dito medio, respiro. Poi reverse, tiro indietro, allungando le mani. Poi in avanti appoggio il gomito sinistro sulla coscia sinistra e la mano destra passa di fronte agli occhi. Perché le prime volte dobbiamo stare attenti di non stressare le spalle, provi a vedere la linea tra il piede fino al braccio per 4. Per 3, per 2 e torno su. Salgo con la gamba, correggi come necessario, giriamo la destra fuori, sempre con il tallone che è totalmente allineato con l'arco dell'altro e proviamo a tenere addominali tesi, spalle rilassate, le spalle in altezza, ok? Le mani in altezza delle spalle, ma senza innalzare le spalle, collo lungo qua e cominciamo a riscaldare con la gamba, respira, ok, con il naso, inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro, espiro e rimango 8, 7, energia anche nelle gambe posteriori, 6, 5, 4, 3, 2, reverse your warrior, stendo, stendo, stendo. Allungo, allungo, allungo. Gomito destro sulla coscia destra. E la mano, ovvio, la mano può passare sopra. Però la cosa importante è di non sentire fastidio sulla spalla. Così porto la mano di fronte all'altezza degli occhi. Vado in diagonale. Trattengo la posizione. Respiro. E torno su, su, sentirai le gambe che si attivano tantissimo, è quello che vogliamo. Di nuovo, passiamo dall'altra parte e aggiungiamo, ok? Così sono in Warrior 2, rimango, usiamo le gambe, useremo anche le braccia, dammi tempo, arriverò, ok? E la trattengo questa posizione, inspiro, passo indietro. Vengo in avanti side angle, easy side angle, passando sopra o di fronte a me,
scendo sulle gambe. A questo punto la mano scende indietro e giro frontale verso il piede, ok? E mi porto in plank. Rimanendo in plank, le addominali sono tese. Mi sposto sulla mano sinistra, allungo il braccio destro per 4, per 3, per 2 e scendo. Cambio per 4, per 3, per 2. Cambio. Scendiamo in 3. Stop, fermi qua. Spingi contro il pavimento, porto il collo del piede giù, ok? Se scendi troppo diventa molto difficile tornare su, invece se scendo poco, dando energia sulla coscia, è più facile tornare nella mia posizione. Turn in downward looking dog, oh, spingo giù, pedalo con le gambe, per 4, per 3, per 2, per 1, stendo, 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 stendo. Inspiro la sinistra su, porto la sinistra in avanti all'altezza del petto, che trattiene per l'addome, per 4, per 3, per 2, appoggio la gamba, salgo, mani sulle ginocchia per prima, ok, per l'equilibrio, high lunge, salgo su. Respira. E in alzo e ritorno frontali, ok? Proprio semplicemente facendo nuovi movimenti, siamo in cioè ci stiamo facendo proprio questo percorso insieme per innamorare il calistenico. Non dobbiamo fare cose troppo complicati, perché non vogliamo mai creare un'avversione mentale verso il movimento stesso. Così sono qui, warrior 2, spalle basse, potrei apparecchiare magari un tazzo di tè sul petto, collo lungo, braccia sono in linea con le spalle. Senti che la gamba si sta attivando, ma anche questa gamba qua sta lavorando dal piede fino all'anca. Inspiro, reverse. Inspiro, easy side angle. Trattengo la posizione. Per 4, 3, 2, basso la spalla, addominali tesi. Provi di sentire l'energia che percorre dal piede fino al braccio. Guardo giù, mano giù. Porto su questo piede, la porto indietro. In plank, rimango in plancia. Mi esposto sulla mano destra, allungando il braccio sinistra per 4, per 3, per 2, per 1. Cambio braccio per 4, per 3, per 2. Per uno. Quando scendiamo, scendiamo poco, ragazzi. Facciamo 1, 2, stop. E poi spingi contro il pavimento, perché questo è il modo migliore per imparare come piano piano diventare sempre più forte. Piego le gambe, torno. Down dog. Allungo, 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 allungo. Rilassati. Lo sguardo tra le ginocchia. Addominali tesi. Tricipiti indietro, bicipiti in avanti. Recupero le forze. Senti come si sta stiracchiando tutto il corpo. Contatto con il pavimento. Sollevo la gamba destra. Porto il ginocchio in avanti fino al petto. Appoggio il piede tra le mani. Mi metto le mani sulle ginocchia per sollevarmi e trovare l'equilibrio. Braccia su. Trattiene proprio rilassando, sentendo l'estensione sulla gamba sinistra, la pressione sul piede destro, addominali tesi per 4, per 3, per 2, braccio giù, mi allungo, whoop-la, e torno frontali, torni centrali, ok, braccio su, inspiro, espiro giù. Piede stesso a larghezza delle anche, inspiro su. Shaker le spalle, inspiro su. Shaker le spalle, ultima, inspiro su. Mano destra sulla sinistra, giro a C, C. E su, cambio.
dall'altra parte prendiamo le domodossola, un D, una C. Ancora. E su. And relax. Grazie ragazzi, spero che questa challenge vi sta facendo innamorare di Fluid. Piano piano vedrai che è un viaggio mentale più che altro. Entri nel corpo senza giudizi, segui il respiro, segui i messaggi che ti manda il tuo corpo attraverso le tensioni muscolari, attraverso le debolezze e le fortezze, le forze, dove ti senti più forte, e tu vedrai, è una scoperta proprio di te stessa, e alla fine diventerai sempre più forte e più autoconsapevole. Baci dalla Jill e vi aspetto insieme al prossimo challenge.